Buonasera. Caterina. Non ci posso credere. Oh! Una risata chiassosa. Come stai? Siccome nulla mi fa ridere, rido per cortesia. Gin tonic leggero. Lo so. No, una cosa mi chiesto. Non c'è il gin, si beveva negli anni 90 il gin. Sì, lo so, io adolescevo negli anni 90. Ok. Fortissimo. Stop! Excuse me. Eccola. No. Questa cosa non va bene. Dove stai andando, piccolina? Scusa, adesso io sono Pippa Amazon. Pippa Amazon? Sì, sono il figlia di Mario John Amazon, che è proprietario di tutta questa baracca. Ok, però sei un po' troppo presuntuoso. Allora, siccome che mio padre ha tutta questa baracca, mi ha mandato da dire che this is an international show. Parli da Dio? Yeah, of course. Ma ti sei persa? Aspetta, let me speak. Ha detto che adesso questo spettacolo dovete farlo in inglese. No, perché ha detto papà che è occasione. Non è vero, non ti preoccupare, non fa niente, non ti preoccupare, andare retto. Dio mio. Lei è venuta qui perché il papà le ha detto di venire qui e parlare in inglese, sì. Perché questo potrebbe essere un'occasione per noi. Per voi. Ecco. A parte che se non capisci, non capisce niente. Però ha detto una cosa prima. Vero, ci stanno i sottotitoli, non ti preoccupare. Vuoi una sigaretta? Una sigaretta? Allora, adesso che voi sempre state qui, sempre a Italia, sempre a mangiare la gricia, il sirtaki. Ma il sirtaki non è italiano, tesoro. Sempre fate queste cose, sempre posso piccolo mondo che nessuno che caga di voi tutto il resto no, del mondo. No, in realtà siamo importanti. Invece questo è importante perché così potete... Che poi io adoro Italia. Ma poi allora perché? Se vede, scusa, tu sei però... innamorata adora, io sempre stata qui anche tanti anni fa a Madrid, Ginevra, Florenze. Questo è in Italia. Ma questo non è in Italia, però, bambina. Bucarest. Bucaresta, perché sei nata a Bucaresta? Niente, infatti, ma non gli date retta. I gotta go away. Brava. First I was afraid, I was petrified. And taking like another leap without you by my side. Caterina Guzzanti, ti attendo alla doccia. Allora? Tutto, ciao Caterina, ciao. Non me ne volere, ma vediamo che sei un po' sulle tue. No, sai cosa? Stavo riflettendo su quando entrare in azione, ma non mi fa sempre paura di disturbare gli altri. Oh, ma poi Caterina c'è una rosa. Ecco il caffè, scusate, eccomi, scusate il ritardo. Eccomi, ecco, sì, sono la nuova stagista. Portate il caffè, portate i cucchini, legno. Sentite, siccome mi hanno chiesto di fare queste fotocopie, io però mi hanno dato un foglio, però mi hanno dato un programma molto segreto. Di che programma sì. Si tratta? E non lo possiamo dire. Non si può dire? No. Non si può dire. Io so niente, sono arrivata, non so. Soltanto che adesso ho perso l'originale, perché ho fatto 800 fotocopie, ma non so quale. E questo è originale? Ah, ma sei... Ah, ma è una cosa drammatica. No. Che cos'è? Che cos'è? Criminal Minds? Che cos'è? No. The Purge? No. No, è un game show. Desperate Housewives? No. Che cos'è? No, non lo sapete neanche voi. È un gioco. Va bene, non fa niente. È un gioco. Vabbè, ma possiamo dirglielo, senza dire il titolo. Si può dire, ragazzi. Allora, te lo dico al contrario il titolo. Ok. LOL. Però al contrario, E se ti chiedono che gioco è, tu devi rispondere sempre al contrario. Okay. Mai dirlo, dici LOL. Tu devi dire sempre... Perché è segreto? Sì, è segreto. Non lo dico nessuno. Sì. Va bene. Dillo sempre al contrario. Siccome adesso devo andare perché domani c'è un esame... Ma te lo ridiamo questo? Devo dare tone. No, questo è per te. Questo è per te, sennò mi licenziano. No, non mi pagano. Mi puoi firmare tu che... Vedo che tu sei il capo. Le ore che ho fatto qui. Certo. Ok, grazie. Perché sennò devo andare da Federer. Fedez. Che non so dove stanno. Sento solo. Allora vado a Fedez. Ciao. Sì. Ciao. Fedez. Questa me va a vincere. E non mi dovete cagare in piazza. Questa ti ha voluto dire il conduttore. Questa mi va a vincere. Ho proprio spento i nervi. Sono fatta un autobotulino.
solo lei. Permesso, spettacolo, vai. Signora e signora. Rosso! A me questa parte va fortissima in Giappone. Ma chi sa? Caterina, sei ammonita e siete tutti ammoniti. Secondo me questo ha messo veramente la ciliegina sulla torta del mio percorso qui. Vado a metterla. Vado a metterla anch'io. Ecco. Buonasera. Salve. Caspiterina. Scusate, sono un pochetto emozionata per questo bellissimo pubblico. Però siccome che sapevo che non c'era un conduttore, mi sono scritta le domande da sola. Grazie. Ci penso io. Grazie. Prego. Allora, volevo ringraziare tutte le terme di Salso Maggiore che mi hanno votato. Il patron Mirigliani, un abbraccio come se era mio nonno. E la signora Loren, la signora Lollobrigida, che tra l'altro ho saputo che si è cementata nel ruolo di Madre Teresa di Gallura. Cimentata, forse cimenta. Complimenti. E poi un abbraccio al mio paese natale, Sacrofano, e a tutti i sacrofani che mi hanno sostenuto con un affetto, con un calore, non lo so, veramente tangenziale. Ma Miss Italia, ma tu ce l'hai un sogno nel cassetto? Cioè, sarebbe fare il cinema. Lo so che era difficile, c'è molto da lavorare, impararsi a memoria, svegliarsi di mattina, è una vita molto dura, lo so. Sarà difficile, questo lo ammetto, perché va bene che sono giovane, ma non è che piscio dal ginocchio. Ah, certo, ha ragione. Ma Miss Italia, ma tu, che sei stata ferrata tipo arte? Ci tengo a dirlo, mi piace molto leggere. Tant'è vero che una volta ho letto entrambi i promessi sposi. Tu hai letto sia Renzo che Lucia. Lucina. C'è Lucina. Due libri. Ma Miss Italia, ma tu? Ma che c'hai un modino per essere così bella? Kiwi. Kiwi è molto importante nella vita, non dimenticatevelo mai, perché pensate che mi ha giunto all'orecchio che kiwi c'ha pari a 1000 acidi che la fettina. 5, 4, 3, 2, 1. E cosa succede adesso? Una cosa che non avrei voluto fare. Vado. Purtroppo devo eliminare la persona che ha provocato meno ammonizioni e meno espulsioni. Tu, Caterina, purtroppo sei stata veramente bravissima, ma ahimè, sei eliminata.